Mister, è stata un'altra bella battaglia sportivamente parlando. Una prima mezz'ora magari un po' più complicata, poi dopo il gol del pari l'entella si è sciolta, ha giocato un ottimo finale di primo tempo e un bellissimo inizio di ripresa. Sì, l'inizio non è stato, buonasera a tutti, l'inizio non è stato all'altezza, non abbiamo approcciato bene la partita e abbiamo subito il gol su uno smarione, uno chiaramente, però per demeriti nostri perché non abbiamo approcciato bene la partita. Poi dopo siamo riusciti a rimanere in partita, a fare l'1-1 e da lì la squadra si è lasciata andare, ha creato, ha prodotto. Obiettivamente ritengo che abbia vinto meritatamente questa partita, al cospetto di una squadra che ci ha messo in difficoltà per strutture e per idee, quindi un'ottima vittoria in un campo difficilissimo, dove però noi i primi 25 minuti li abbiamo regalati. Ti porti a casa anche la consapevolezza che questa squadra è una squadra che sa anche soffrire, nonostante magari Rimini non abbia creato tantissime occasioni negli ultimi minuti, però magari con non tantissime energie, non troppi cambi, la squadra si è compattata, ha lottato per un unico obiettivo. Sì, la squadra ha già fatto vedere domenica scorsa che sa soffrire e ha qualità. E lo stesso ha fatto oggi. Abbiamo sofferto, magari non ci hanno creato tantissime occasioni da gol, però abbiamo sofferto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare da squadra compatta, determinata. Abbiamo preso gol su cose che noi lavoriamo e quindi questo mi ha fatto incazzare molto. Però dopo diciamo che la pausa tra il primo e il secondo tempo ha portato i suoi frutti. Chiaro, mister, ogni vittoria è importante, però da allenatore, da persona che vive in questo mondo, quello del calcio da tanti anni, quanto è importante aver vinto trovando anche i primi gol in campionato dei due attaccanti? Noi dobbiamo vivere entusiasmo e quindi l'entusiasmo ce lo dà la prestazione e la fatica, anzi la fatica e di conseguenza la prestazione. Importante che i nostri due attaccanti, che in questo momento sono quelli scelti, abbiano fatto gol, ma noi, ripeto, dobbiamo soffrire per esaltarci, dobbiamo essere gasati di quello che andiamo a fare soffrendo. Volevo fare un complimento ai due attaccanti, Santini e Papatiun, che sono entrati perché avendo fatto il giocatore so benissimo cosa vuol dire entrare a 4 minuti dalla fine e devi soltanto correre e aiutare la squadra. Però l'hanno fatto con lo spirito e con l'atteggiamento giusto di chi vuole il massimo per questa squadra. Quindi secondo me sono stati i due più bravi perché entrare a 3-4 minuti alla fine non è semplice.